Ci siamo riuniti, mi tocca anche il compito, anche un po' da, da moderatore. E quindi voglio dare subito uh, la parola per un saluto e uh, un approfondimento sulle motivazioni politiche che ci hanno indotto ad essere qui al professore Luigi Di Santo, assessore alle politiche sociali del comune di Aversa. Eh, grazie, Sindaco. E ci siamo uniti mi un tocca saluto, anche il compito anche un eh, po' da, da moderatore. Oggi, eh, e quindi si riesca a fare un voglio dare subito un, passo in la parola verso, per un saluto e eh, un approfondimento sulle motivazioni politiche che ci hanno indotto ad essere qui. Al professore Luigi Di Santo, assessore alle politiche sociali del comune di Aversa, eh, grazie Sindaco. Uniti mi tocca un anche il compito anche un eh, po' da, da moderatore oggi, eh, e quindi si riesca a fare un, voglio dare subito un, passo in la parola verso, eh. per un saluto e eh, un approfondimento sulle motivazioni politiche che ci hanno indotto ad essere qui al professore Luigi Di Santo, assessore alle politiche sociali del comune di Aversa. Eh, grazie sindaco. E ci siamo um, riuniti, mi tocca saluto, anche il compito, anche un uh, po' da, da moderatore. Oggi, uh, e quindi si a fare un, voglio dare subito la uh, parola verso, uh, per un saluto e uh, un approfondimento sulle motivazioni politiche che ci hanno indotto ad essere qui al professore Luigi Di Santo, assessore alle politiche sociali del Comune di Aversa. Grazie Sindaco. E ci siamo riuniti, mi tocca saluto. anche il compito anche un eh, po' da, da moderatore. Oggi e quindi si riesca a fare un, voglio dare subito la parola adesso. per un saluto e uh, un approfondimento sulle motivazioni politiche che ci hanno indotto ad essere qui al professore Luigi Di Santo, assessore alle politiche sociali del comune di Aversa. Eh, grazie Sindaco. Ci siamo riuniti, mi tocca anche il compito anche un eh, po' da, da moderatore. Oggi, eh, e quindi si riesca a fare un, voglio dare subito un, uh, passo in la parola verso... per un saluto e uh, un approfondimento sulle motivazioni politiche che ci hanno indotto ad essere qui al professore Luigi Di Santo, assessore alle politiche sociali del comune di Aversa. Eh, grazie Sindaco, e ci siamo riuniti, mi tocca so anche il compito anche un eh, po' da, che da moderatore oggi e quindi si riesca a fare un, voglio dare subito un, uh, passo in la parola per un saluto e uh, un approfondimento sulle motivazioni politiche che ci hanno indotto ad essere qui al professore Luigi Di Santo, assessore alle politiche sociali del comune di Aversa. Eh, grazie Sindaco, eh, ci siamo riuniti capaci di eh, svolgere un ruolo, ritengo, decisivo all'interno di un territorio come il nostro, che, nonostante i grandi sforzi compiuti, comunque eh, necessita di interventi e di eh, azioni continue eh, e, e soprattutto grande volontà di porle poi in essere. Per questo motivo eh, ringrazio ancora la sua voce e eh, sicuramente eh, per quanto concerne le politiche sociali del nostro comune e eh, direi del, del, dell'ambito intero sicuramente eh, ci sarà tutto il supporto possibile per poter eh, sviluppare al massimo le potenzialità di questo sportello e di tutte le azioni che, sono, che nascono e vertono intorno a questo sportello ancora oggi non, non riusciamo neppure a immaginare quali possono essere Uh, azioni ancora progressive. Lo scopriamo insieme attraverso il lavoro comune con le scuole, con gli enti del terzo settore, con tutto quello che si muove su questo territorio. L'importante è che siamo tutti conv convinti che queste azioni, e questa uh, che oggi presentiamo, è una uh, uh, azione importantissima. Siano, come dire, uh, uh, portino, possono portare fondamentalmente sviluppi nuovi sul piano del contrasto dei disagi, in questo caso. Di, eh, di, 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 di situazioni che vanno poi affrontate attraverso grande eh, volontà e grande professionalità eh, chiaramente di contrasto. Ogni tipo di, 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 come dire, eh, di, di azioni alle quali bisogna rispondere con delle reazioni, ma reazioni non eh, semplici e istintuali, ma capaci e programmatiche. Questo è il compito vero, secondo me. Di uno, di uno sportello, altrimenti cadremo in una grande contraddizione dalla quale, per la quale non possiamo ovviamente essere, poi diciamo così, non capaci di dare delle risposte. Per cui auguro veramente buon lavoro a tutti noi, come sempre, e soprattutto a tutti coloro i quali poi si impegneranno per davvero in questo tipo di azione. Grazie, Luigi. Quindi do la parola a. Ecco lei che è la coordinatrice, un po' il cuore le braccia di questo sportello. E quindi lascio subito la parola alla dottoressa Caterina. Grazie. Grazie, grazie sindaco, grazie assessore. Uh, oggi sono qui quindi per, in qualità di coordinatrice del progetto Nodi in Comune e um, sono qui proprio per presentarlo alla cittadinanza, a tutti noi qui presenti e dare informazioni in merito. Il progetto Nodi in Comune nasce. Da uh, un'azione che porta avanti il CSV Assovoce dal 2019, Le pratiche collaborative per il benessere della comunità. Uh, Questa azione uh, a sua volta è il frutto di un uh, percorso di uh, rilevazione dei bisogni da parte dell'Assovoce con uh, le organizzazioni di volontariato della provincia di Caserta, avviato nel 2018, ormai lontano 2018 che um, aveva uh, da, cioè, cioè, ciò che emerge da questa rilevazione è proprio il bisogno uh, di creare dei servizi um, sul territorio che uh, sappiano dare delle risposte ai cittadini, alla comunità in generale in un momento storico molto particolare nel nostro contesto provinciale che ben conosciamo mm -hmm. in cui comunque vi è uh, sempre più una progressiva disgregazione dei legami sociali, una crisi economica che avanza sempre di più ma anche una difficoltà maggiore degli stessi Pazienti pubblici nel reperire proprio le risorse per, um, per dare delle risposte efficaci ed efficienti ai propri bisogni uh, sociali. Quindi la voce con le ODV della provincia. Immaginano di, eh, nel lontano 2018 di iniziare un, dei percorsi di progettazione partecipata e condivisa ehm, per organizzare delle attività che ehm, sappiano eh, mettere al centro proprio il cittadino, la comunità, eh, creare un modello in cui il cittadino sia sì beneficiario dei servizi, delle, ehm, delle attività, ma allo stesso tempo sia corresponsabile del benessere della comunità e protagonista proprio eh, del benessere eh, di, del territorio che lo circonda e um, da qui quindi uh, iniziano questi percorsi di condivisione di progettazione partecipata di condivisione con le organizzazioni di volontariato della, della provincia di Caserta con gli ETS um, e del territorio e uh, proprio per uh, far sì che um, venga messo al centro il, um, delle azioni poi programmate eccetera il, um, i principi vengano messi al centro i principi quindi della solidarietà della cooperazione della della condivisione che sono proprio mh, poi del volontariato e um, così vengono uh, mh, pianificate e um, organizzate tre macro progettazioni in tutta la provincia e uh, nasce quindi il progetto Nodi in Comune nell'agro Aversano e nel litorale Domizio il progetto Nodi in Comune sì, um, cioè, um, nasce proprio um, per, um, con l'idea di creare uh, dei punti di riferimento per i cittadini dei comuni dell'agro e del litorale affinché questi possano trovare in uh, quelli che poi si concretizzano in degli sportelli. Presso, uh, realizzati presso uh, i luoghi uh, comuni, messi a disposizione dagli enti pubblici, um, possano trovare delle risposte ai bisogni che vengono portati dai cittadini, cittadini che um, sono um, vittime di discriminazioni in senso lato: discriminazioni che possono essere di, uh, di genere, di razza, ma uh, discriminazioni dovute ad ingiustizie sociali uh, gen cioè in, in generale, insomma, e quindi um, vengono strutturati questi sportelli. D'ascolto presso i vari enti comunali che hanno lo scopo proprio di um, creare dei percorsi uh, di supporto e di sostegno ai cittadini che ve ne fanno richiesta. Uh, gli sportelli sono coadiuvati da un assistente sociale e um, che con un'equipe di professionisti, in particolar modo con i volontari delle organizzazioni partner del progetto non in Comune, uh, cercano di dare delle risposte efficaci e um, i cittadini, quindi i singoli, le famiglie anche delle, um, degli istituti scolastici uh, possono rivolgersi agli sportelli territoriali e um, chiedere informazioni ma anche avviare dei percorsi di supporto e quindi l'assistente sociale dopo un'accoglienza alla presa in carico insieme all'equipe di professionisti eh, crea un percorso individualizzato ehm, a, a, che possa dare delle risposte effic efficaci ed efficienti proprio per risolvere le varie situazioni presentate. Eh, il progetto Nodi ad oggi è partito nel, nel 2019, è stato mh, dislocato con gli sportelli in diversi comuni dell'Agro e ad oggi conta eh, 15 ODV partner 3 APS, 3 associazioni di promozione sociale due cooperative sociali, e, um, ed è attivo presso il comune di Casaluce ormai da più di un anno. E sarà attivo a partire, diciamo, da, da qual, tra una quindicina di giorni qui presso il comune di Aversa. Verrà realizzato nello specifico qui ad Aversa il giovedì pomeriggio. E, um, e, e al momento um, sarà. Um, come? <ride> no? No. Bene, ah, bene. no, no, è meglio dare le informazioni corrette. È la domanda che ti avrei fatto dopo. Ah, ok, momento. perfetto. Sarà quindi partirà qui il giovedì mh, a pomeriggio. E, um, ovviamente tutte le re la, la rete di partner che, è, um, che caratterizza questo progetto è um, costituita da organizzazioni di volontariato e varie TS che sono molto differenti tra di loro, um, quindi attrattano tematiche e, um, completamente diverse, ma questo è proprio il diciamo. Forse il valore aggiunto di questo progetto perché permette così di dare delle risposte anche diversificate ai bisogni che vengono presentate uh, Qui in sala abbiamo ad esempio i referenti dell'Associazione del Coraggio e Briciola che si occupa ad esempio di uh, contrasto alla violenza, oppure i rappresentanti dell'Associazione Mamme Coraggio Vittime della Strada che ha, um, comunque dà supporto ai familiari di vittime uh, della strada, così come altre associazioni che si occupano di uh, sostegno alle persone uh, trapiantate sostegno alle persone con disabilità, quindi per dare un'idea di quello che è la rete del progetto. Quindi la persona che arriva al, um, allo sportello potrà ovviamente soffrire di diverse tipologie di servizi, a partire dai servizi di assistenza sociale, orientamento legale, uh, mediazione culturale, così come supporto psicologico. Um, sì, um, è lì dove richiesto anche, um, cioè, um, anche um, attraverso la rete si potrà dare indicazioni sui servizi che vengono erogati anche al di fuori dello sportello, in quanto ad esempio un bambino che eh, immagino possa arrivare allo sportello perché è vittima di bullismo, eh, potrà ehm, attraverso lo sportello avere indicazioni su dove magari ehm, è possibile svolgere delle attività laboratoriali ehm, gratuite che possano quindi favorire la sua integrazione con altri minori, eccetera. Quindi tutto questo perché il lavoro dello sportello viene fatto in rete, viene fatto in rete con il territorio, viene fatto in rete con altri eh, sportelli presenti sul territorio e soprattutto in accordo e in costante confronto con i servizi sociali del comune all'interno del quale è aperto lo sportello. Proprio perché sappiamo pure che i servizi sociali comunque hanno sempre, sono sempre operati di lavoro e non sempre purtroppo riescono a dare delle risposte immediate. Quindi lo sportello si pone anche da supporto ehm, agli servizi sociali, quindi qui nello specifico del comune di Aversa, eh, proprio per eh, supportarli in servizi ad esempio. Come quello che può essere il sostegno psicologico, che non sempre viene ehm, reperito facilmente in maniera gratuita se non all'ASL, dove ehm, ci sono però delle liste a volte di attesa abbastanza lunghe. Quindi questo è il progetto NODI, ehm, o almeno quello che ci abbiamo a fare. Ovviamente è un progetto in itinere che è in divenire costante divenire perché eh, cambia a seconda delle esigenze, anche che vengono portate dalle, dalle persone, dai cittadini che ne fanno richiesta. Ovviamente è rivolto a tutti i cittadini del Comune di Aversa, ma anche dei paesi limitrofi. Quindi chiunque voglia eh, chiedere informazioni o usufruire di questi servizi potrà venire qui al Comune di Aversa il giovedì pomeriggio. Poi magari dovesse eh, incrementare l'utenza, eccetera, provvederemo anche all'apertura in altra giornata, Sindaco. Sic sic sicuramente l'intento è quello di servire la comunità. Certo la speranza è sempre che non ce ne sia la necessità Assolutamente. però è evidente che qualora purtroppo le, fragili le fragilità possono essere maggiori rispetto alle ore mm. di una sola giornata grazie alla, tua, alla <ride> vostra disponibilità certo. provvederemo anche a pensare ad un altro giorno così come immagino che sia possibile eh, inviare anche un'email eh, per eh, coordinare un incontro eh, con le persone, quindi magari che uno non arriva per, e può dire io posso venire tale giorno e magari quindi avere anche una flessibilità, Poi questo ovviamente sono informazioni che metteremo sul sito del Comune di Aversa e immagino anche sui canali di comunicazione del progetto. Certo, Sindaco, ovviamente ci sarà un numero di telefono dedicato allo sportello e poi anche un indirizzo email al quale accedere e quindi senz'altro sarà data risposta anche indifferita in se eh, possiamo dire in, quest in questa maniera qui, in maniera tale da essere quanto più presenti possibile per garantire comunque un servizio che sia effettivamente efficace. Bene, è bene, grazie mille. È evidente che adesso lo sforzo che dobbiamo fare eh, sia noi come amministrazione, ma la città, i cittadini, le altre eh, realtà associative è di diffondere queste informazioni, perché eh, riuscire anche a rintracciare chi necessita del nostro supporto è, è difficile, però se siamo in tanti a diffondere... Questa possibilità, questo ulteriore servizio che viene messo a disposizione della comunità, è evidente che probabilmente avremo eh, raggiunto il nostro scopo. Certo. Bene, io eh, volevo chiedere a Franco, possiamo anche collegarci da là perché funziona il microfono? Volevo lasciare la parola al caro Franco Iannucci. Io sono presidente di una delle associazioni che ha proposto eh, la localizzazione del progetto Nodi anche in questo comune. Eh, per coce è emerso questo, questo bisogno. E, e, ho visto il coraggio di Briciola e altre associazioni di Casaluce che eh, hanno attivato, hanno, si sono impegnate a questo, in questo discorso. Io ho detto perché non avversa. Insieme all'ANVCAV, c'è cioè il presidente Luigi Barbato, abbiamo fatto la proposta di attivare questa cosa anche ad Aversa, che è già partita eh, non come sportello, perché dovete sapere che eh, durante il periodo della pandemia, perché questa cosa è iniziata a marzo 2020, eh, a sua voce non potendo aprire sportelli perché c'erano problemi insomma, di collegamento, ha dato a 22 famiglie di Aversa attraverso il comune segnalate dal comune, eh, 4, diciamo bonus da, da, da 400 euro, quindi cioè 100 euro per ogni mese, per 4 mesi eh, a 22 famiglie, quindi ha impegnato già 8.800 euro da questo punto di vista cioè, è, ed è stato eh, un primo impegno di assovoce per questo tipo di discorso. Eh, eh, Chiaramente oggi invece partono proprio le attività progettuali, quindi da questo punto di vista eh, è importante che ci sia questo, questo discorso, noi l'abbiamo fortemente voluto e proposto ad assovoce che lo ha accettato, quindi c'è proprio da questa, questa possibilità concreta che anche una città come Aversa si doti di qualcosa che, come diceva Chiara, è nell'ottica della sussidiarietà rispetto all'ambito dei servizi sociali, quindi noi ci proponiamo proprio come sportello che agisce insieme a. Quindi eh, ci fa piacere che questa cosa parta, noi siamo pronti a fare la nostra parte che è quella di, di, diciamo, di, di favorire questa comunicazione anche se... Eh, Sindaco, volevo dirti che una delle attività di questo progetto eh, riguarda proprio la comunicazione, e quindi ci saranno manifesti e quant'altro. Quindi ci saranno, saranno attivati sui social una serie di post che magari eh, attiveranno questa cosa a chi non arriva ai social, ma magari attraverso manifesti pubblici eh, che eh, chiaramente faranno in modo che questa iniziativa venga opportunamente. Eh, comunicata, venga, eh, arrivi da dove deve arrivare. Insomma. Io mh, ringrazio l'amministrazione eh, per la messa a disposizione nella struttura comunale, questo è già una cosa molto importante, insomma, eh, in maniera tale che si, si vive proprio nel luogo comune per eccellenza che è il comune, si viva questo, questa, questa possibilità concreta di, fare, di lottare contro le discriminazioni, no alle discriminazioni, ossia nudi. Grazie. Grazie a te Franco per il tuo importante contributo a questo momento, ma anche grazie per averci ricordato che la Casa Comunale è una casa trasparente, è la casa dei cittadini, è la casa di tutti e quindi è bello che uh, questi luoghi vengano vissuti non soltanto per alcuni adempimenti burocratici ma anche per sentirsi ac accolti ascoltati e quindi protetti bene tocca alla nostra presidente Elena Pira prima di lasciarti la parola consentimi lo so che non ami essere adulata, nel senso che non è retorica, anche perché non ne avrei motivo, però, ti devo dare atto uh, di aver affascinato anche una persona che già è affascinata di per sé uh, per il ruolo che ha su alcune tematiche, e di avermi affascinato con una grande determinazione e con una grande passione, a provare a guardare sempre più in... oltre e quindi alzare sempre più l'asticella. E devo dare anche atto che la tua determinazione e eh, le tue attività, attività ha concesso al sindaco della città di Aversa, e quindi me, e all'amministrazione, di eh, creare anche nuovi rapporti e di nuove interazioni con altri mondi. E questo è, una, è, un, è, un, è un merito eh, che, secondo me, va eh, amplificato e va riprodotto perché noi eh, cresciamo se riusciamo a a crescere le nostre relazioni, le nostre conoscenze, avere le sensibilità degli altri, farle nostre e portarle avanti insieme. E per questo motivo che ti ringrazio e con grande gioia ti lascio le conclusioni. Allora sindaco, devi sapere che io già non amo parlare in pubblico, ma poi con le belle parole che hai detto in questo momento mi hai veramente emozionata, perché io dico sempre che il volontario alla fine, perché noi siamo volontari a casa, insomma, questo si porta queste grandi soddisfazioni. Eh, io ho affascinato te, ma nell'ultima parte del mio intervento tu hai affascinato me, quindi avrò una serie di richieste da farti proprio perché vedo che anche tu sei un sindaco molto attivo, molto attento, molto vicino alla comunità, molto vicino al terzo settore. Eh, a, suo voce, a suo voce, il Centro a Servizio al Volontariato della Provincia di Caserta offre servizi agli ETS tutti gli ETS del, 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 insomma, di Caserta e chiaramente si, che cosa fa oltre a questa coprogettazione? Soprattutto un'azione di promozione del volontariato. Questa azione di promozione del volontariato ci spinge chiaramente a fare in modo che scendendo nei territori noi possiamo promuovere soprattutto la rete. Promossa la rete a suo voce questo fa, fa un po' da collante no? tra le istituzioni, tra il terzo settore, cerca comunque di... Ehm, Fare un'analisi dei bisogni rispetto alla comunità, fare attività di formazione sempre per rendere il volontario un po' più, diciamo, eh, formato con dargli degli strumenti che questo oggi è importante, è importante salire su questo treno in corsa. È una sfida che abbiamo accettato già da qualche anno con il mio direttivo e quindi siamo sempre più vicini alle istituzioni perché siamo convinti che il cerchio si chiude laddove c'è una rete che deve essere una rete completa. Io voglio ringraziare tutte le associazioni di volontariato. Presente, già è stata nominata il Coraggio di Briciola, il CAM, rappresentato da Franco Iannucci, Le Mamme Coraggio, insomma, e la rete di nudi, ma soprattutto il volontariato casertano. E noi, Sindaco, come tu hai osservato me, noi abbiamo osservato te in questo, insomma, in questo lungo periodo. E Perché come sai il centro di Caserta eh, tra le attività insomma, di ricerca eh, si è un po' specializzato, visto il territorio all'agraversano, sul catalogo del riuso dei beni comuni e beni confiscati. Noi molto volentieri si è stato con noi ad, a, a Caserta a Casal di Principe con il sindaco Natale e abbiamo guardato col tempo quello che tu stai facendo ad Aversa soprattutto con il tavolo proprio sui beni confiscati e quindi questo è un altro pezzo importante per la collettività, questi beni liberati che comunque stai cercando di restituirli alla comunità per attività sociali. Noi però ci siamo resi conto proprio perché ci hai affascinato tantissimo e si è sempre molto disponibile ad incontrarci, che a Versa gode anche di un bel patrimonio dei beni comuni. E negli ultimi giorni chi praticamente, il dottor De Santis, il dottore Natale, che lavorano al catalogo del riuso dei beni comuni e beni confiscati, hanno parlato un po' anche con Libera, e con l'ABSUS che sono praticamente i nostri partner storici anche con le università e ponevamo proprio l'occhio diciamo l'attenzione su questo bel patrimonio sui beni comuni e noi vogliamo offrirti diciamo anche su questo una collaborazione un aiuto perché diciamo partiamo già da un lavoro fatto dal 2013 con questo osservatorio beni, che era sui beni confiscati ma chiaramente pari merito anche sui beni comuni e perché vediamo che sei proprio avvezzo alle buone prassi, alla rete a parlare con il terzo settore e credimi, questo non te lo dico perché ti voglio adulare in questo momento ma non è da tutti soprattutto in, insomma, in Campania c'è sempre un po' di un po restio insomma l'istituzione con il terzo settore c'è ancora questa forma di non collaborazione e quindi pertanto io oggi sono contentissima che questo sportello Nodi si apra anche qui ad Aversa e sono sicura che la nostra collaborazione non terminerà con diciamo, la coprogettazione ma che riusciremo sicuramente a portare avanti anche il catalogo del riuso dei beni comuni e dei beni confiscati. Voglio ringraziare l'assessore che è stato veramente una persona disponibilissima e chiaramente un ringraziamento al, alla nostra coordinatrice del progetto Nodi che è sempre molto attenta e che riesce comunque insomma a mantenere salda la rete e questo è quello che insomma dà sua voce è lo scopo principale le associazioni, le istituzioni, la rete perché insieme si può. Bene, bene. Eh, io... Avevo immaginato le conclusioni, però nella parte finale ha lanciato la palla di nuovo a me che naturalmente non posso che accogliere con, con forza questa quest idea che nasce per un'attività di ricerca ma la ricerca è il primo elemento della conoscenza, come dicevamo, in quel caso dei bisogni ma in questo caso dei beni comuni che poi... È la, è la premessa per poi far funzionare quello che è il regolamento dei beni comuni che eh, insieme appunto al terzo settore e all'assessorato eh, con Luigi di, Santi, di Santo abbiamo già approvato in città. Quindi mettiamoci nuovamente in cammino e prepariamo tutti quelli che sono poi gli atti per consentire alla città di avere... Questo uh, opuscolo, questo catalogo, la conoscenza dettagliata di tutte quelle che sono le aree, quindi i beni comuni della nostra città. Bene, grazie, grazie a tutti per essere stati qui. Grazie a chi ci segue da casa. E noi uh, seguiremo con, uh, con gioia tutte le attività e saremo megafono quindi di informazione. Buon pomeriggio a tutti. Grazie. grazie